Aveva scritto in formato, posso portare un curriculum per copyright, vi ricordate? No? Ah sì, vabbè, in questo caso è meglio di no, però. Ok, comunque me la ricordate, diciamo, perché abbiamo detto, aveva dimenticato una W. Poi c'è anche la risposta, che è proprio l'apoteosi, diciamo, quando tu non vuoi lavorare, non vuoi. Io ho risposto in modo molto. Ah, meno male. Io ho risposto in modo molto sintetico, ho risposto questo. Ma lei ha raggiunto proprio l'apoteosi rispondendo così. Quindi non solo avevi sbagliato giocandoti quasi tutte le possibilità, poi seppure ti avessi voluto chiamarti, avevi sbagliato pure il cellulare. Infatti qua è finita tutto, diciamo. Uno qualsiasi. Un. Sì, non c'è maiuscolo, non c'è niente, diciamo. Cioè, proprio avevi avuto una seconda possibilità, avevi comunque stabilito un contatto, diciamo. Ma invece chi mi chiedeva, ci sarà un modo per presentarsi? Ad esempio. Buongiorno. No, secondo me gentilissimo redattore ci sta bene, diciamo, che questa comunque è una forma di saluto, diciamo. Deve dire per forza buongiorno, buonasera, perché comunque l'email la posso leggere di notte, di sera, eccetera. Infatti ha lavorato 2 anni con noi. Nel senso che ha dato delle cose, dice, sto lavorando, sono molto. Questa è una lettera, un micro lettera di presentazione, ok, comunque dice le cose fondamentali, ma non sarà completissima, non sarà l'eccellenza, però comunque rispetto a quello che. Sì, ma quella è una cosa che io, a cui non do, cioè come dire, non do valore. Cioè so che è una cosa che soprattutto chi esce dall'università si porta dietro, diciamo, è una cosa. Infatti, Cioè se noi dovessimo selezionare, se tu dovessi selezionare i clienti o eccetera, in base a come ti scrivono, sua, vostra, con la. Cioè dovessi restare da solo, metti in un trullo e devi vivere da solo perché. Ok. Invece poi volevo farvi leggere questo, ad esempio. No, però non fermatevi a chi vi verga. Lo capisco, però andate avanti. Cioè, non si legge proprio. Depressa. Scrive per se stessa, non per gli altri.
Chi si occupa di contenuti per il web? Chi si occupa di contenuti per i siti web? Cioè chi scrive i testi prevalentemente per i siti web? È giovane, un è però è una cosa molto giovane, giovanilistica che si usa adesso, diciamo. A Napoli si usa molto è però. Ma è grammaticalmente errato, no? Ma sono diciamo, degli avverbi che non si usano proprio. Il verbo è però grande, ma poi sarebbe anche tutto. Sono riuscita a laureare. Cioè qui uno si sta. No, io l'ho letta tutta questa, devo dire. Sicuramente non è un posto, cioè fare il copywriter non è il suo lavoro. Potrebbe fare la scrittrice. Ha evidenziato inerente alcune cose perché per lei sono importanti. Sì. Tipo gli ultimi 3 anni stavo in Italia, quindi io già se leggo solo inerente riesco a capire che gli ultimi 3 anni ha fatto politica. Poi io, solitamente chi leggo che ha lavorato nei quotidiani poi li scarto, diciamo, al principio. Diciamo. Sono due professioni completamente diverse, diciamo, il giornalista, l'editore. Riprende, laureati. No, però per farvi capire che tu puoi approcciare una lettera di presentazione. Si può scrivere però. No, non si può scrivere però. È il dramma, io lo chiamo il dramma delle però. E anche sul siccome che però. Cioè sono modo colloquiale che si usa nel gergo colloquiale che possa risultare, si usa in forma scritta per risultare simpatico, diciamo. Cioè questi passaggi così, ad esempio. Sono, come dire, sono, possono anche essere considerati creativi, però sicuramente non sono in linea con un'agenzia che invece scrive delle cose anche noiosissime, tipo le presentazioni della plastica biodegradabile, eccetera. Cioè va bene per un altro tipo di professione. Però io ad esempio preferisco questo a non ad altre cose. Perché dopo tutto suo sproloquio, diciamo. Secondo me era convinta che dicendo che i segreti prima erano sufficienti a presentarsi. Nel senso di ironia del Marco. Sì, nel senso che è molto ironico, molto diretto, eccetera, eccetera. Non so se a chi potrebbe essere destinata, diciamo, sicuramente non. Vabbè, c'è l'elemento ironico, però sicuramente, come dire, questo è quello che dicevamo prima di una presunta creatività, eccetera, ok? No, nel senso l'ho letta, mi è piaciuto, mi sono fatto anche il sorrisetto su comandato gratuito e su altre cose, però sicuramente non è una, come dire, non è quello che io posso cercare io. Ma non credo che neanche una. Io penso che lei non stava cercando proprio. Si voleva sfogare. Si stava solamente presentando, sono così gli altri. Un po' di egocentrismo, sì, diciamo. L'importante è che mi viene in considerazione. Vabbè, basta che curricula, dai, andiamo avanti, non se ne può più. Allora. Io sei buttato un po', fatto un po' di creatività, eccetera, eccetera, però non va bene. Cioè, è sempre scrittura, però non è. Il segreto diciamo, di una lettera di presentazione. Quale, cioè, dovrebbe essere breve, perché diciamo una lettera. Oggi vediamo l'email, diciamo, nel pomeriggio, però sicuramente se io ragiono come molti professionisti, diciamo, leggono le proprie email su Outlook. Così come vedete la visualizzazione che io ho adesso, siete sicuri che tutto quello che compare nella prima nell'oggetto e nella prima schermata attrae l'attenzione? Cioè là vi giocate, ma questo vale per tutto, anche quando scrivete un'email di presentazione dell'azienda o di un progetto o di qualsiasi altra cosa. Quello che è nella prima schermata c'è qui, andiamoci a riprendere
quello che ci siamo detti prima. Ok, Maria aveva scritto così. Guardate la prima schermata. È tutto, diciamo. Ok. Invece qua già ci sono 7 interspazi. Qua giù. Poi cioè questo è un effetto muro di testo, diciamo, che mi scoraggia da andare giù se non ho molto tempo da dedicare, eccetera, eccetera. Allora, se sono in una fase di selezione e sto leggendo molti curricula, magari dedico del tempo perché arriva di tutto, non puoi fare la selezione solo formale, se no resti da solo. Però sicuramente essere brevi, cioè fare una presentazione in cui metti a posto ogni parola, questo vale al di là del curriculum, cioè in cui ogni parola è pensata, cioè le prime 10, 15, 20, 30 parole, tutte le devi giocare, non è che la puoi prendere alla larga, devi essere diretto, sintetico, chiaro, corretto, efficace, devi dire le cose fondamentali, cioè l'estratto di quello che tu vuoi vendere. Allora, gentile Antonio, che è il vostro cliente, stiamo promuovendo fino al 31 maggio, il trattore XY, il tagliando sul trattore improvviso XY è in offerta, 200 euro invece di 700. I posti sono limitati, possono aderire solo 10 aziende, per favore, se è interessato ci può chiamare allo 0, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Oppure, buongiorno, sono X, sono geometra, ho lavorato per 10 anni in uno studio tecnico, ora sono in cerca di una nuova occupazione, so usare CAD, AutoCAD, ho progettato capannoni industriali, sono specializzato in questo, questo, questo e questo, in allegato c'è il mio curriculum vitae. Stop. Cioè, il sunto, il riassunto di quello che voi volete dire. Poi, questo cosa serve? Serve a dare tutte le informazioni utili a chi ha poco tempo, e che sia la maggior parte delle persone che lavorano, sostanzialmente, indipendentemente dal fatto che sia un ente pubblico o un ente privato. Quindi il primo nucleo serve per dare tutte le informazioni di base, fondamentali, e per creare l'attenzione. Ora, se quella persona è interessata, allora è a tempo, si va a vedere il curriculum. Se non è interessata, magari però gli hai dato una prima presentazione efficace, se lo mette nei preferiti, dice vabbè, lo andrò a leggere, oppure si stampa il curriculum e se lo legge in un altro modo. Voi comprate il giornale qualcuno qualche volta, oppure leggete, che ne so, Repubblica online, eccetera, eccetera. Cioè c'è una tecnica giornalistica che il titolo ti dice, richiama l'attenzione, il sottotitolo ti dà le informazioni fondamentali sull'articolo e poi l'articolo te lo vai a leggere, non te lo vai a leggere, tu l'hai saputo comunque. Incidente sulla tangenziale di Bari, 2 feriti. Alle 9.30 coinvolto un autocarro e una macchina, traffico bloccato per 3 ore. O te lo vai a leggere o non te lo vai a leggere l'articolo, in cui ti dirai i dettagli, il colore dei capelli, come colore era la macchina, che ora, quando sono arrivati i vigili, eccetera, eccetera, se sono arrivati. Però tu, titolo e sottotitolo, hai già avuto tutte le informazioni. Mai pensate che io, i giornali non fanno il titolo. Accaduto un evento sulla tangenziale di Bari, perché dice vabbè, poi si vanno a leggere l'articolo e vanno a vedere qual è questo evento. Così come tu non puoi mettere una brochure in cui puoi mettere promozione sul nostro prodotto migliore, promozione fino al 30 maggio sul prodotto X, sottotitolo 300 euro invece di 4,50. Sa di cosa stiamo parlando? Poi come si svolge la promozione, chi devo contattare, cosa è incluso o non è incluso nella promozione, lo vado a vedere dopo. Però non posso mettere una dicitura generica sperando che poi le persone vadano ad entrare nel dettaglio, perché nel dettaglio non c'entrano. Soprattutto se c'entrano solo nel momento in cui tu produci e distribuisci una cosa esclusiva che hai solo tu. Ok. Quando ce l'hai solo tu, allora le persone glielo puoi scrivere anche al contrario il testo, oppure come i satanisti da destra verso sinistra, eccetera. Quello se lo vanno a leggere comunque. Quando hai un prodotto esclusivo. Invece più il tuo prodotto diventa normale, più il tuo prodotto viene distribuito dalla concorrenza, tu devi essere più chiaro, diretto ed efficace. Per intenderci, quando Apple ha inventato il lettore MP3, quando ha inventato, oppure quando ha inventato lo schermo touch, non è che l'ha presa alla larga, hanno preso l'iPhone, hanno fatto vedere che avevano inventato
Il touch, hanno inventato le applicazioni e per diversi anni hanno campato di rendita. Se notate adesso invece la comunicazione è diversa. Cioè una volta che è arrivata Samsung, una volta che è arrivata LG, una volta che è arrivata Nokia, eccetera, eccetera, in cui la tecnologia si è diffusa, non basta più dire abbiamo inventato il touch, perché gli altri dicono sì, l'ha inventato anche Samsung, che forse è un po', forse è migliore del tuo sistema operativo, eccetera, eccetera. Quindi quando tu hai un prodotto esclusivo, come può essere un prodotto di questo tipo in fase di lancio, ti limiti a dire le cose fondamentali. Quando poi aumenta la concorrenza, non basta più dire le cose fondamentali, quindi deve essere più specifico su alcuni vantaggi o meno. Quindi il tipo di comunicazione dipende anche dal prodotto. Allora, eravamo arrivati alla formalità. La domanda che viene fatta sempre nei nostri corsi è: come decido se posso dare del tu, del lei o del voi? Ce lo siamo già detti, no? Sì, uno si fa un po' di domande, di buon senso. Conosci bene la persona? No. La conosci personalmente? No. Allora già puoi cominciare a pensare, ma magari non è il caso che io gli dia del tu. Hai avuto frequenti contatti, il vostro primo contatto? Qual è il rapporto gerarchico fra te e questa persona? Abbiamo fatto l'esempio del vigile prima, no? Oppure del tuo capo, o del nuovo capo, o del direttore delle risorse umane che vedi una volta ogni 6 mesi, non è che gli dai del tu. Quindi, sul livello di formalità, così come quando scrivi un curriculum a un'azienda, a un responsabile delle formazioni che non conosci, a un responsabile degli acquisti, a un responsabile vendita, eccetera, che tu non conosci, non è che dai del tu. Se invece c'è un lungo rapporto, puoi utilizzare anche del tu. Ora, la prima fase quindi è quella dell'organizzazione, in cui decidiamo destinatario, stile, tono e livello e qual è il nostro obiettivo. Quindi, detto questo, andiamo a pianificare il testo. Poi andiamo a vedere anche queste altre cose qui. Quindi, dopo che ci siamo detti qual è il mio obiettivo, qual è il mio destinatario, che cosa voglio dire, quale obiettivo voglio raggiungere, eccetera, eccetera, devo passare alla fase di pianificazione. Cioè, pianificazione, poi non sempre si ha la capacità di scrivere subito, molte volte si entra in quello che è il cosiddetto blocco dello scrittore. Cioè, in pratica, se devi scrivere un'email ti può risultare molto semplice, ma già se devi scrivere un documento molto più complesso, ci sono anche persone che si bloccano completamente, succede alla maggior parte delle persone. Una volta che hai avuto le informazioni le devi organizzare e poi scrivi la prima versione. Andò, pianificare. Quanto tempo ci avete messo voi per scrivere la vostra email prima? Dei 5 minuti impiegati, quanti avete utilizzato per pensarci e quanto per scrivere? 5 in tutto, però avete cominciato a scrivere oppure avete pensato per 2 minuti e poi avete scritto? Io pensavo che si scrive, cioè si perde, così corregge, così rifà, insomma. Io scarsi, cioè, non so perché, giusto per capire il contesto. Ok. È quello che si chiama pianificazione del testo, anche se lo fate inconsapevolmente, ma lo fate, ma in questo caso era un'email molto semplice. Se adesso vi scrivo, ok, scriviamo un resoconto dettagliato di questa giornata di formazione, delle cose che abbiamo parlato, ok, non è che partite così tanto di getto, secondo me. Quindi la pianificazione del testo, che significa? Pensarci su. Questo ovviamente può significare un minuto, un'ora, un giorno, perché alcuni progetti, ad esempio che noi seguiamo, possono richiedere anche un mese di pianificazione. Quando devi riscrivere i testi di un sito web che ha 400-500 pagine, c'è tutta una fase di pianificazione per capire cosa, come lo devi organizzare, quando lo devi scrivere, con quale relazione tra un blocco e un altro, che ti richiede molto tempo. Solitamente le comunicazioni che interessano voi richiedono una pianificazione minima, ok? La maggior parte sono email, poi c'è qualche lettera, qualche relazione magari un po' più complessa, qualche offerta, eccetera, richiede un po' più di tempo. Comunque l'importante è pianificare, indipendentemente dal... Cioè significa prendetevi del tempo prima di scrivere, perché se scrivete tutto sulla base dell'impulso o del poco tempo, vi accorgete che succede quello che è successo stamattina. Ho messo chi è il destinatario, ho capito chi è il destinatario, gli ho dato le informazioni fondamentali, gli ho messo l'orario, ma è obbligatorio o non è obbligatorio? Questa prima fase, vi prendete questo tempo ed è tempo risparmiato dopo a rispondere alla gente che non ha capito, oppure al fatto che perdete un'occasione perché il destinatario non capisce. Ovviamente, diciamo,
Pianificare il testo significa, nel vostro caso ci siamo detti delle informazioni così informali, in altri casi potrebbe essere, richiedere una ricerca molto più attiva. Ad esempio, ritornando al famoso esempio del curriculum, prima di scrivere devi andare a vedere chi fa l'agenzia, chi è, come fa, che cosa significa copywriter, con quali clienti lavora, eccetera, eccetera. E puoi utilizzare Google, ma la pianificazione del testo dipende molto dal tipo di cosa che tu devi scrivere, quindi possono essere aiuti di giornali, riviste. Quello che vorrei sottolineare è che dovete pianificare. Può sembrare una cosa superflua, ma prima di scrivere, soprattutto se scrivi progetti un po' più complessi, bisogna prendersi del tempo. Se non vi prendete del tempo, il rischio è quello di scrivere male. Noi che siamo, io che sono abbastanza esperto, eccetera, eccetera, mi prendo del tempo. Cioè, io per scrivere, ad esempio, l'email che voi avete scritto stamattina ci avrei messo 5-10 minuti. Però avendo già esperienza, avendoci pensato, eccetera, eccetera, 5-10 minuti, un quarto d'ora pure, c'è cioè un'email di, in cui ti devi dare questa presentazione. Quindi è normale che chi magari ne è un po' meno esperto o abituato a scrivere in questo modo abbia bisogno di avere un po' più di tempo. Supponiamo invece di dover scrivere la brochure di presentazione del laboratorio, eccetera, o dell'azienda, oppure un progetto per il comune, oppure un progetto per la startup, ad esempio un progetto su una startup, fra tutte quelle che mi avete presentato, credo che sia in assoluto, dopo il curriculum forse, in assoluto è più difficile, soprattutto quando devi chiedere magari dei soldi a qualcuno. Quindi informarsi, raccogliere tutte le informazioni utili e poi cominciare a scrivere, a fare una selezione. Quando poi vi bloccate ci sono diverse tecniche, diciamo. A voi mai succede di bloccarvi quando dovete scrivere e mo che gli scrivo? Dite di sì? Sì. Sì, è normale, diciamo. Molti pensano che sia in realtà un limite, un proprio limite. In realtà è proprio una cosa normale, cioè il cervello che sta cercando di sabotarti perché devi fare tante cose insieme, se non sei abituato, anche in realtà anche se sei abituato è molto difficile da fare. Quindi esistono diverse tecniche che si usano a seconda dei casi. Ad esempio nella scrittura creativa si usa molto il free writing. Voi sapete cosa sono queste tecniche? Free writing, scrivi. Che è soprattutto quello che si fa con i bambini, ad esempio, no? Scrivi una cosa, allora io dico una parola, dico, in questo caso andiamo nel free writing diretto, dice ai bambini, bambini scrivete sul sole, scrivete una storia sul sole, e quelli cominciano a scrivere, c'era una volta il sole che era diventato tutto nero perché davanti si era messa una nuvola, eccetera, poi arrivò il vento, spostò la nuvola e il sole tornò ad essere rosa, quindi improvvisando così. Quindi free writing si usa soprattutto in scrittura creativa. È un modo che tu ti metti un foglio davanti e scrivi, ti obblighi a scrivere su un determinato argomento. Non ha alcuna utilità, cioè nel senso che serve principalmente a sbloccare il cervello. Ok? Il free writing diretto è una cosa simile, però tu ti obblighi a scrivere su un argomento specifico. Ad esempio, io devo scrivere una presentazione creativa su una nuova penna, ok? E non so da dove cominciare, cioè che gli devo scrivere io su questa penna? Come faccio a rendere in modo creativo una penna che è una penna, cioè mi è fatta serve a scrivere, per quanto possa essere bella, diciamo, ha le stesse caratteristiche di un'altra penna. In questo caso si scrive utilizzando questo tipo di tecnica, o free writing o free writing diretto, cioè io mi metto la penna davanti e scrivo penna e comincio a scrivere tutti i pensieri che il mio cervello associa alla penna. Possono sembrare tecniche inutili, proprio vi consiglio di utilizzarle nella prima occasione. Quindi scrivendo tutto quello che ti viene in mente associato alla penna, tu cominci a generare delle idee. Ora, il 90% di queste idee non vi saranno utili successivamente, però fra quelle altre 10 che restano vi possono essere sicuramente delle informazioni che cominceranno a sbloccarti, a darti una direzione. Poi, queste sono le prime due tecniche, che sono tecniche più irrazionali, diciamo, in cui cerchi di liberare il cervello. Poi ci sono tecniche molto più razionali, che sono il listing, il cubing e
l'outline, eccetera, le 5W. Che significa? Allora, io mi metto davanti il mouse, perché devo scrivere su un nuovo modello di mouse. Quindi me lo metto davanti e scrivo. Ok, il mouse è composto da 5 pezzi. Ha una rotellina, ha un lettore a infrarossi, è nero, pesa 50 grammi, è fatto così, c'è un filo che è collegato a una porta USB. Ok, poi leggi infrarossi. Qual è la novità? Che il mouse, il nostro infrarossi è particolare, cioè invece di averne un sensore ce ne ha due, quindi il puntamento è più preciso. In questo modo ho già creato un'idea innovativa, diciamo, che potrebbe essere poi, potrebbe diventare successivamente il primo mouse con due puntatori a infrarossi. Ok, hai già colto praticamente quella che è la differenza tra il tuo mouse e quello degli altri, ed è un argomento di vendita. Facciamo un esempio, la startup, qual è, come fai a, che fate voi precisamente? Un'applicazione per la ricerca delle informazioni locali di un particolare comune. Ok. Ad esempio, scrivendo nel cartolo ti usciranno tutte le informazioni aggregate su un unico portale, sia se queste informazioni sono presenti sulle testate, sia sui social network, sia sui blog, sia sui siti internet. Ok. Ok, quindi se io scrivo applicazione, ok? Facciamo un esercizio di sblocco tra di noi su questa applicazione. Quindi se io dico comune, ok, quindi applicazione per su informazione sui comuni. C'è informazione che si intende, ad esempio? Informazioni giornalistiche, anche di associazioni o anche. Sì, qualsiasi cosa c'ha dentro la parola noi cattaro esce. Viene assorbita. Diciamo, questo sarebbe un motore di ricerca, invece è un po' più particolare. Ci sono delle selezioni da dare. Ad esempio, se questa associazione organizza questo corso che interessa, ad esempio, i noiani, ma non scrivono nel cattaro, allora questo, comunque questa informazione uscirà in questa applicazione, anche se non scrivi nel cattaro. Ok, come avviene il funzionamento? Cioè, io ho un'app. Okay. Oppure anche senza registrarti, scrivi il nome del comune e in maniera automatica è l'applicazione che seleziona tutte le notizie in base a un database interno. Ok, quindi per notizie si intende, ad esempio, c'è questo corso oppure che ne so? Notizie di cronaca, giornalistiche, politica, okay. Ok, supponiamo che questa sia l'idea generale che è venuta a questi ragazzi, alla startup. Allora, la fase successiva è, ok, come facciamo. Io mi sarei chiesto, sto scoprendo insieme a te l'app, supponiamo che la stiamo lanciando insieme, io mi chiederei quali sono le fonti a cui ci possiamo approvvigionare. In questo caso può essere utile molto un esercizio o di free writing o proprio di listing, diciamo, cioè ad esempio facciamo un elenco di tutte le fonti che potrebbero esserci utili per le applicazioni. Che vi viene in mente? Google. Generico, ok, Google, ma Google come? Google News? Ad esempio? Ad esempio i portali locali su Noi Cattaro, c'è un giornale a Noi Cattaro? Ce ne sono due. Ok. Chi è che può pubblicare informazioni? Il comune pubblica informazioni, ad esempio. Le associazioni pubblicano informazioni. Ok. A quali fonti di informazione possiamo andare a approvvigionarci? Cioè posso andare a leggere i siti web, posso andare a leggere i giornali, blog, tutto quello che è digitale. Quindi fanno riferimento sempre all'informazione locale. Ok, quindi c'è Facebook, c'è Twitter, eccetera. Poi? Beh, in questa fase ma possiamo inserire noi delle informazioni? Cioè, io mi chiederei, ci sono delle informazioni che io vedo ma che non sono disponibili da nessuna parte? Che faccio? Non le inserisco? No, possiamo prevedere che siamo. Ok, quindi oppure possiamo pensare a inserire una redazione che queste informazioni poi vengono inserite così o vengono editate? Cioè a questo serve, diciamo, questo tipo di. Ovviamente lo fa in forma scritta, cioè lo fa in modo molto selvaggio, diciamo. Allora, siamo partiti da Noi Cattaro, da fonti di informazione, siamo andati ai giornali, eccetera, al database, ai social network, a Facebook, poi da Facebook dice esiste un.
una possibilità di utilizzare le API di Facebook, per, cioè il sistema di programmazione, per prendere dei dati e associarli a una parola chiave specifica in modo che il sistema estragga direttamente. Si può fare questa cosa? Sì, si può fare. Non me lo chiedevo, non lo so se si può fare, però si può fare. L'avete fatto? Ok. Cioè, facendo questo, tu generi delle informazioni, lo fai per una startup, ma lo puoi fare pure per il laboratorio, puoi farlo per qualsiasi cosa, per l'associazione, per l'azienda. Cioè, quando non sai da dove partire, parti. Parti così. Poi sicuramente alla fine qualcosa di buono esce. Poi unisci tutti i puntini e cominci a farti un quadro complessivo. Quando invece una cosa che consiglio, diciamo, le prime tecniche possono essere un po' più complicate per chi non è abituato, perché richiedono anche un approccio magari un po' più creativo, non tutti si lasciano andare, eccetera. Una tecnica molto utile è quella del giornalista: chi, cosa, come, dove, quanto e perché. Allora, chi siamo? Siamo una startup. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo lanciare un'applicazione che unisca insieme tutte le fonti di informazione, oppure che siamo un'associazione che fa questo tipo di cose. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare dei laboratori di specializzazione per le persone che lavorano. Che tipo di laboratori vogliamo fare? Laboratori sul marketing, laboratori sulla comunicazione, eccetera. Come li vogliamo fare? Li vogliamo fare all'interno della struttura, della nostra struttura, li vogliamo fare di sabato, li vogliamo fare di domenica, li vogliamo fare gratis, li vogliamo fare a pagamento, eccetera, eccetera. Cioè, metti su carta quelle che sono tutte le informazioni sul tuo oggetto. Più ne metti, meglio è. Questo vale indipendentemente, anche, vale anche per il curriculum. Chi voglio raggiungere? Voglio raggiungere le aziende o gli studi di progettazione che si trovano a Bari e provincia. Oppure no, me ne voglio andare all'estero, oppure voglio andare a lavorare a Padova. Ok. Cosa sono io? Io sono un geometra. Quanti anni, che faccio? Faccio questo. Come lo faccio? Lo faccio bene perché conosco CAD, AutoCAD, eccetera. Ho 10 anni di esperienza. Che cosa ho progettato in vita mia? Ho progettato 1, 2, 3, 10, 20 strutture che secondo me potrebbero aiutarmi a trovare lavoro. Oppure che cosa ho fatto? Siamo 5, abbiamo già esperienza nella programmazione, abbiamo un web designer, un esperto, eccetera. Voi avete un'organizzazione, avete un esperto di marketing e via, via, via dicendo. Diciamo. Tutto questo lo mettete insieme e vi siete già fatti una base di informazioni. Se ragionate, queste cose sono quelle, questo è quello che avete fatto quando abbiamo scritto l'email stamattina. Però magari delle 5, diciamo, ne abbiamo visto un paio, perché vi siete chiesti che cosa devo comunicare? Devo comunicare il seminario di aggiornamento, corso di aggiornamento su Windows 8, però non vi siete chiesti chi, cosa, come, dove, quando, l'avete smesso tutti la data. Però dove? In azienda. Però dove significa sì, in azienda, ma dove? Nella sala conferenza? Nella sala formazione? Quando l'abbiamo messo? Però quando è dalle 9 alle 13 o dalle 8 e 30 alle 13? Ci sono le pause, c'è questo e quell'altro. Quindi facendo questo tipo di elenco voi generate una serie di idee. Ci sono poi diversi modi di organizzare le informazioni. E torniamo al famoso esempio del comune, no? Allora, 5 modi per strutturare un testo. Cronologia. Supponiamo che dovete fare, come abbiamo detto, il resoconto, il verbale di questo laboratorio oggi. Come lo strutturereste? Cronologia potrebbe essere una ipotesi. Potrebbe essere una delle ipotesi, che dalle 9 alle 10 abbiamo parlato di questo, dalle 10 alle 12 abbiamo parlato di questo, dalle 12 alle 14 abbiamo parlato di questo, però siccome è una cosa molto libera non abbiamo parlato sempre della stessa cosa in quelle 2 ore. Uno potrebbe dire sì, però se io scrivo dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 devo passare da un argomento all'altro. Comunque poi ve le mando queste dispense, quindi. Cronologia potrebbe essere, se io devo scrivere il resoconto, potrebbe essere un'ipotesi, ma non necessariamente quella più razionale. Come lo scrivereste voi in verbale di questa giornata? Cioè dovete fare il resoconto a un vostro amico, che hai fatto oggi? Scrivimi una paginetta su questo laboratorio. Come lo scrivete? Cioè, sì, questo sì, però come? Con dei temi affrontati e poi sono tema andare a spiegare.
Ok, quindi un modo potrebbe essere dalle 9 alle 10 abbiamo fatto una presentazione. Ok. Ok. Però questa non è già più cronologia, perché questa è già la seconda, numero 2, sono categorie. Ok. Cioè, perché cronologia significa... Dalle 9 alle 10 abbiamo parlato di questo, poi c'è stato l'intervento di Masini Lisa che ha detto questo e il docente ha risposto questo. Dalle 10 alle 11 è successo questo e quell'altro. Però vi accorgete che non è proprio la scelta ideale in questo caso, perché chi legge dalle 9 alle 10 abbiamo parlato di 10 argomenti, poi dalle 10 alle 11 di altri 10 argomenti. Quindi potrebbe essere invece una soluzione categoria, cioè di cosa abbiamo parlato? Allora, della come si scrive un testo, che abbiamo parlato della progettazione del testo. Per progettare un testo abbiamo bisogno prima di definire i destinatari, gli obiettivi, stile, tono e livello di formalità. Ok, poi la progettazione, poi due, scrittura, abbiamo due, organizzazione, abbiamo studiato su come si organizzano le informazioni, come si cercano e qual è la forma migliore di organizzazione del testo. Tre, eccetera, categorie. Però potremmo anche strutturarla ad esempio per uno schema che si chiama problema, azione, risultato. Come si scrive un'email efficace e professionale? Allora, il docente ha risposto che sì, noi dobbiamo partire, prima organizzare le informazioni, eccetera, eccetera. Poi dobbiamo scrivere il primo testo, poi dobbiamo fare la correzione, eccetera, eccetera. Come si evitano gli errori, vediamo dopo, all'interno di un testo? Allora, il docente ha illustrato 5 tecniche per evitare gli errori. Quindi, il problema è come si evitano gli errori? Allora, per evitare gli errori bisogna leggere con attenzione, leggere al contrario, far leggere a qualcun altro. Quale risultato? Ottenendo i risultati di un testo pulito e efficace che risulta più leggibile, più credibile per le persone. Quindi questa è la categoria T. Potremmo mettere, avete mai letto le FAQ di un sito web? Come posso comprare questo prodotto? E se non funziona? Se non funziona te lo rispediamo gratuitamente. In quanto tempo arriva il mio pacco? Il pacco arriva entro 24 ore in tutta Italia, esclusa la Sicilia. La spedizione è gratuita? Sì, la spedizione è gratuita. No, la spedizione costa 7,90 €. Il vostro acquisto con carta di credito è sicuro? Sì, il nostro acquisto con carta di credito è sicuro perché è certificato, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questo è un tipo di organizzazione del testo. Poi c'è un'ulteriore forma che è l'organizzazione visiva. Voi ce l'avete l'IKEA qui, sì? Avete mai avete i fogli di costruzione dei mobili di IKEA? Non c'è una parola dentro, vero? Quello è un tipico esempio di organizzazione visiva del testo, diciamo delle informazioni. Cioè, non c'è neanche una parola. Cioè, anche quando devono farti capire che se c'è un problema devi chiamare al numero verde, non è che c'è scritto... C'è quel cristiano sudato che fa il numero verde, diciamo. Questo è un tipo di organizzazione visiva del testo. In realtà, il modo di organizzare le informazioni, solitamente difficilmente trovate un solo tipo di organizzazione del testo. Molto probabilmente troverete sempre testi che sono il risultato di tutte e cinque le cose. Ad esempio, potete avere... ritornando all'ipotesi sulla domenica ecologica, potreste strutturare la pagina così: domenica ecologica, diciamo, non si circola dalle 9 con orari diversi durante la giornata e con zone diverse all'interno della città. Allora, dalle 9 alle 10 non si circola sulla tangenziale e sul lungomare, dalle 10 alle 11 non si circola a Neukattero e nei zone limitrofi, dalle 11 alle 12, quindi state facendo una organizzazione cronologica. Poi all'interno magari della voce dalle 9 alle 10 ci potete inserire un'altra sottovoce che sono quella delle categorie. Allora, dalle 9 alle 10 non si circola all'interno del centro storico di Bari. Poi, al di sotto di questa voce chi può circolare nonostante il divieto? I disabili, i malati, le ambulanze, eccetera. Quindi fate la distinzione in questo caso per categorie. Quindi cronologie, dentro cronologie ci mettete le categorie e all'interno delle categorie ci potete mettere anche un problema, azione, risultato. Cioè, sono un disabile e devo recarmi
sono un malato e devo recarmi all'ospedale anche di domenica, posso circolare? Sì. Quindi, cronologia dalle 9 alle 10, sotto dalle 9 alle 10 ci puoi mettere anche altre cose, così come puoi mettere, quindi domande e risposte, così come ci puoi mettere un'organizzazione visiva, cioè invece di fare tutte queste parole metti in rosso, che ne so, i ciclomotori e le auto, e in verde invece auto Euro 6, bici e auto elettriche, invece di scrivere metti dei testi, che poi praticamente è quello che tu fai con le app, ad esempio. Se voi utilizzate delle app telefoniche, eccetera, vi accorgete che in realtà di testo ce n'è poco, è tutto molto intuitivo, ci sono dei simboli riconoscibili. Cioè non è che ti metti a leggere un testo su un'applicazione, trovi pochissimo testo e molta organizzazione visiva. Quindi, l'organizzazione delle informazioni, ogni testo ha una sua organizzazione principale, cioè quello che potrebbe essere ideale, però rendetevi conto che ogni volta che scrivete ci sono diverse organizzazioni. Anche l'email di stamattina potevamo scriverla in tutti i modi che vedete, forse esclusa cronologia, però all'interno del seminario potevate mettere una cronologia, diciamo, ci sarà un corso di aggiornamento Windows 8 dalle 9 alle 13, allora dalle 9, come abbiamo fatto oggi, dalle 9 alle 10 c'è Windows 8, differenze rispetto a Windows XP. Dalle 10 alle 11 caso pratico su come impostare il nuovo software di call center utilizzando XP. Dalle 11 alle 13 la mia ossessione, dov'è la barra del tasto avvio in Windows 8 che hanno tolto. Oggi abbiamo fatto dalle 9 alle 14 teoria e poi dalle 15 alle 18 diciamo laboratorio pratico, case study, eccetera. Quello è cronologico. Ovviamente al di sotto del quale poi potete andare a utilizzare anche altre forme di organizzazione, quindi decidete di volta in volta qual è l'organizzazione visiva o l'organizzazione del testo che vi piace di più, e se riuscite privilegiate l'organizzazione visiva, che è quella più semplice per tutti, cioè i famosi stupidi che ci siamo detti prima. Sicuramente le immagini riescono a vederle, a capirle tutti, non tutti riescono a leggersi il testo, eccetera eccetera. Una volta che vi siete organizzate tutte le informazioni, avete cercato, avete fatto il free writing, cioè avete questo testo, vi fate un bell'indice delle cose da scrivere. Ok, ad esempio, facciamo un altro esercizio. Stavolta però vi do ben 10 minuti, un quarto d'ora addirittura. Allora, famoso curriculum, dovete scrivere la lettera di convocazione al colloquio finale per le 5 persone che avete selezionato alla prima fase. Ok? Dovete scrivere un'email di convocazione. Ora, forti dell'esperienza precedente, adesso mi farete un sacco di domande, vero? Sto qua. Ok, giorno sceglietelo voi, orario sceglietelo voi. Posto lo scegliete voi, l'importante è che mi chiedete, sì, ma dove si svolge questa cosa? Cioè, questo per me è importante. Possiamo mettere pure a Bari lunedì 12 alle 10. Quindi dovete scrivere, convocare queste persone che hanno fatto la prima selezione con voi. No, cioè è stata fatta una selezione del personale, ok? Avete scartato 200-300 persone, sono rimaste 5. Adesso le dovete convocare, inviare un'email per convocarle alla selezione finale. Ok, bisogna capire com'è il colloquio finale. È giusto, che la prima cosa da chiedere è com'è il colloquio finale, lo fanno tutti assieme, lo fanno uno alla volta, se lo fanno uno alla volta ognuno ha un'ora di tempo, quindi il primo lo convochi alle 9, il secondo alle 10, l'altro alle 11. Facciamo che allora la lettera di convocazione sono 5 persone, quindi tu puoi anche personalizzarla a questo punto. Se decidi che bisogna fare, ognuno c'ha un orario diverso, gli metti che è stato convocato dalle 9 alle 10. Un altro metterai dalle 10 alle 11. Più o meno
ciò che vogliamo noi dalla persona, cioè una lettera in cui gli devi dire hai superato la selezione finale. Questa è una cosa importante, poi dopo ne parliamo di questa cosa qui. Questo dovete decidere voi. Sono già passati 2 minuti. Certo. Quanto riguarda l'oggetto, sarebbe più opportuno importare, diciamo, l'oggetto del testo della comunicazione, oppure diciamo mandare un messaggio più di impatto, tipo lì è stato selezionato, oppure cioè torneremo al discorso devi scegliere tu. Potrebbe sembrare uno spam, no? No, potrebbe essere, sì, potrebbe essere uno spam. Cioè mettete, ritorniamo a quello che ci siamo detti stamattina. Chi è il destinatario? Ok. Quale informazioni ha sull'oggetto della comunicazione e quale obiettivi vogliamo raggiungere? Quindi a questo punto quale stile, tono e formalità possiamo utilizzare in questo caso?
siamo? Come no? È finito il tempo. Lui gli è stato dando un lavoro e non è così complicato. Ci siamo? Insomma, li avete convocati? Chi comincia? Il microfono. Ok. Allora, oggetto, convocazione, colloquio, posizione, sales manager Nike Italia. Quindi insomma mi sono messo nei panni del direttore del personale Nike Italia. Gentilissimo dottor Rossi, a seguito di un primo screening dei curriculum pervenuti per la posizione di sales manager, sono lieto di comunicarle che risulta uno dei 5 candidati idonei a ricoprire la posizione aperta. Pertanto le invito a presentarsi a Bari presso la nostra sede sita in corso Cavour numero 10 alle ore 10 per un primo colloquio conoscitivo. Distinti saluti, Tommaso Tautonico, responsabile ufficio personale Nike Italia. Ok, la prima cosa che bisogna notare è che questa era la convocazione al colloquio finale per le persone selezionate già nella prima fase, quindi erano già state selezionate. Detto questo, diciamo, poi lo facciamo un resoconto finale. Vai Marini. Io invece ho impostato la mail come responsabile di un'agenzia che ha effettuato una selezione per conto di un'azienda. Quindi l'oggetto: convocazione colloquio finale per selezione finale.
Gentile candidato, l'agenzia X ha valutato positivamente il suo curriculum per la candidatura alla figura di Energy Manager nell'azienda X e la convoca in data 30 maggio alle ore 9 presso il Palace Hotel di Bari per un colloquio finale. Il colloquio finale verterà sull'acquisizione di competenze specifiche nel settore. Certi della sua presenza, cordiali saluti, il responsabile delle risorse umane dell'agenzia X. Ok. È un'azienda che sta assumendo una persona. E abbiamo messo la data, intestata la persona e cominciamo il testo. Oggetto, convocazione e colloquio per assunzione di un posto di ragioniere. Gentil signore Giovanni Parisi, a seguito della prova per test tenuto il 20 aprile, da lei superata, lei è stata convocata per il giorno 20 maggio alle ore 10 presso l'ufficio del personale in via Nenni 15 per sostenere il colloquio finale per copertura di un posto di ragioniere. Il colloquio riguarda le seguenti materie: contabilità finanziaria e ragioneria. Si avverte sin d'ora che la mancata presentazione per l'ora e la data fissata comporterà la rinuncia alla selezione. Si assicuri pertanto la massima puntualità. Si prega di munirsi di documento di identità. Cordialità, il direttore del personale. Ok. Oggetto, convocazione per colloquio finale. Salve, gentile Mario Rossi, sono lieta di comunicarle che lei ha superato la prima selezione. Per questo la invito lunedì 12 maggio presso l'ufficio personale al primo piano della nostra azienda dalle ore 9 alle ore 10 a sostenere il colloquio finale che ci permetterà di capire se lei è la figura professionale che stiamo cercando. Cordiali saluti, la responsabile del personale. Oggetto. Colloquio finale per dirigente o per l'azienda import-export OP Puglia Viva, zona PIP via Adelfia, ore 8 puntuali. Il giorno non lo so dimenticato. No, puoi ripetere, cioè l'oggetto qual è? Colloquio finale, tutto questo che ho detto fino adesso. È un po' troppo lungo come oggetto. Un'email, diciamo, quindi immagina che... Ho inserito l'indirizzo. Sì, cioè nel senso che... Mi sono resa conto leggendo che era troppo lungo. No, è ottima l'idea di mettere tutte le informazioni all'interno dell'oggetto, però in questo caso sono troppe, nel senso che... faccio vedere, così. Allora, mi puoi dire l'oggetto? Convocazione? No, non ho scritto convocazione, colloquio finale. Colloquio per dirigente. Finale, dirigente. OP Puglia Viva, import-export. Puglia Viva, sto scrivendo così, eh? Import-export. Poi? Zona PIP, via Adelfia, ore 8 puntuali. No, non ho scritto il giorno. Qui già siamo così, diciamo. Ore 8, facciamo una cosa puntuale, eccetera, eccetera. Cioè questo andava messo nel È ottima l'idea, diciamo, solitamente più informazioni si escono a inserire all'interno dell'oggetto è buona cosa, però ad un certo punto bisogna firmarsi. Allora, colloquio finale, ok. Dirigente può andare bene. Puglia Viva import export andare bene. Già qui, diciamo, l'informazione può essere. Ci fermiamo qui. Quindi possiamo toglierla, diciamo. Okay. Già Puglia Viva import export, supponendo che, diciamo, non stia facendo anche più selezioni, questa persona sia particolarmente fortunata, diciamo, sia arrivata a più selezioni. Se togliamo import export, comunque è riconoscibile. Sì. Come cosa. Quindi magari tutto il resto poi lo mettiamo all'interno delle email. Okay. Chi viene dopo? Il corpo. Ah, ok, il corpo, scusa. Gentilissimi signori, avete superato con ottimi risultati la prima selezione per la carica di dirigente che la nostra azienda ha effettuato lo scorso mese. Per concludere la nostra selezione ci vediamo puntuali improrogabilmente l'indirizzo in questo caso lo inserisco qua, sì. No? In via Adelfia, sì. Zona PIP, alle 8
In ordine di arrivo sarà effettuato il colloquio. Distinti saluti, Santa Lo Zuppone. Ho dimenticato la data completamente. No, vabbè, ci sono due cose. Una è la data e l'altra è in ordine d'arrivo, diciamo. Vabbè, poi dipende come è organizzato il colloquio. Se è organizzato così, va bene così. Se invece l'organizzazione è ognuno ha un'ora, bisogna rendere più chiaro che dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11, eccetera. Però in ordine d'arrivo va bene. Cioè, l'importante è che sia quella l'organizzazione. Poi chi viene dopo? Io ho ipotizzato che la prima fase rappresenta una selezione dei curriculum, per cui soltanto 5 persone sono ammesse al colloquio. Ah, ok. Quindi l'oggetto colloquio di lavoro per azienda X. Gentilissimo, è stato selezionato per concorrere alla posizione Y presso l'azienda Perché X. Perché non hai messo nome e cognome, ad esempio, pur avendolo in questo caso? Del candidato, sì. Sì. Al di là, diciamo, del fatto che comunque questo candidato verrebbe anche se lo chiami UE. Perché lo sai, però diciamo è anche un fatto di come l'azienda viene in questo contesto, come viene presentato. Ok, comunque va bene. Quindi, gentilissimo nome, è stato selezionato per concorrere alla posizione Y presso l'azienda X. Pertanto il colloquio di lavoro si terrà giovedì prossimo, 10 maggio, alle ore 17 presso l'azienda X sala Y. In caso di una sua assenza riteremo non valida la sua candidatura. Cordiali saluti, nome addetto al personale. Ok. Io ho ipotizzato di mandare delle mail singolarmente, poiché diciamo, i candidati erano certo. Solo 5. Oggetto convocazione per colloquio azienda X. Gentile Mr. X, le informo che è stato selezionato per la fase finale delle nostre selezioni, come ha detto stampa. Il giorno 10 giugno alle ore 10 potrà recarsi, munito della presente mail di conferma, presso la nostra struttura. Sita Bari, in via X, piano terzo, stanza 6. Per tenere il colloquio che le potrà dare la possibilità di far parte della nostra azienda. Cordiali saluti, Mr. Y, direttore azienda. Ciao. Ok, grazie. Io l'ho mandata proprio a una persona, ho detto... Ciao. Allora, oggetto, convocazione per colloquio finale. Ok. Egregio signor Giuseppe Di Donna, è stato selezionato al colloquio finale per la candidatura di 2 posti di ingegnere elettronico. Il giorno 18 maggio alle ore 9:30 presso la nostra direzione, sita in via Giuseppe Carducci 37 Noicattaro, il nostro direttore, signor Lo Monaco Raffaele, sarà lieto di accoglierla per il colloquio in oggetto. Se nel caso avesse trovato già occupazione, pregato di inviarci una comunicazione al sito, via mail o al numero bla bla bla. Cordialità, il direttore Lo Monaco. Va bene. Oggetto, Impresa Verdi, selezioni addetto commerciale. Gentilissimo signor Mario Rossi, le comunico che a seguito degli esiti della prima fase di selezione, il suo profilo è risultato essere corrispondente alla tipologia di figura professionale che stiamo ricercando per la nostra azienda. Pertanto la invito a presentarsi alla successiva fase di selezione finale, dove avremo la possibilità di approfondire meglio la reciproca conoscenza, nonché valutare le sue esperienze e la sua eventuale volontà di intraprendere con noi un nuovo percorso lavorativo. Okay. Il colloquio è fissato per lunedì 13 maggio alle ore 9 presso la nostra sede di via eccetera eccetera, ufficio personale, per cui attendiamo una sua gentile conferma in merito. Cordiali saluti, il responsabile ufficio personale Mario Bianchi. Ok. Cosa c'è da, da notare, diciamo? Che ritornando a quello che ci siamo detti prima, no? Del momento in cui definisco il destinatario, lo stile, l'obiettivo, eccetera, eccetera. Poi siamo in un contesto particolare. Cioè stiamo dicendo una persona che ha partecipato a una selezione, le vostre lettere sono quasi tutte in linea, diciamo. L'unico appunto che potevo fare si potrebbe ulteriormente semplificare togliendo un po' di roba, ma perché? Perché siamo in una fase in cui c'è un oggetto particolare, che è quello di una convocazione per un colloquio finale. Quindi, come dire, l'azienda che scrive si trova in una posizione
non vorrei dire di vantaggio perché è un termine sbagliato, ma comunque diciamo sta comunicando un'informazione positiva. Okay. Detto questo, al nostro destinatario noi gli possiamo scrivere quello che vogliamo, qualsiasi cosa gli scriviamo, sopra, sotto, gli diamo del tu, gli diamo del lei, gli diamo del voi, eccetera, eccetera, tutto potrebbe risultare accettabile in questa fase qui, cioè siamo in un contesto particolare, comunque tutte le vostre lettere sono corrette. Si può semplificare qualcosa, cioè si può, quello che voglio farvi capire è che questo tipo di comunicazioni potrebbero essere davvero molto molto stringate, diciamo non cambierebbe niente, l'azienda non ne farebbe una brutta figura, non ne uscirebbe in malo modo, semplicemente perché l'informazione comunicata è talmente positiva, è come quando uno ti dice hai vinto la lotteria, ma chiamami pure fesso, chiama come vuoi tu, scrivilo pieno di errori, al contrario, giallo, verde, blu, diciamo non mi interessa, cioè l'oggetto della comunicazione, la sostanza è quella. Ovviamente già cambia il discorso al momento in cui magari dovremmo comunicare il contrario, diciamo, non sei stato, oppure dovremmo comunicare il licenziamento. Ok, ad esempio nell'ambito di un'azienda, in quel caso anche la persona che ti ha dato del tu fino al giorno precedente solitamente la passa a lei e al metodo molto più formale, alla distanza, eccetera, eccetera. Cioè vanno tutte bene, l'unica cosa si può ulteriormente si possono semplificare, però sono molto molto chiare. Cioè, questa lettera potrebbe anche essere scritta così: oggetto, convocazione, colloquio finale, azienda X, buongiorno, lei è stato con lo selezionato per la selezione finale del, per un posto da impiegato contabile azienda X, è convocato lunedì 14 maggio dalle 9 alle 10, sala Y, noi Cattaro, ex Vidi. Cordiali saluti, ci dia la valangata, che assenza è giusto metterla, significherà che lei non è più interessata, ci faccia sapere, non è più interessata, grazie, cordiali saluti. Cioè questo tipo di comunicazione potrebbe anche essere ulteriormente molto 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 tagliata e stringata, otterrebbe comunque lo stesso effetto. Comunque sono fatti bene tutti gli esercizi. Quando si scrive la prima versione del testo, solitamente si tende a essere molto autocensuranti, che è una cosa molto negativa, diciamo, per chi scrive, nel senso che si scrive un po', poi si cerca di correggersi, ma questa frase va bene, poi è con l'accento, è senza accento, ma questo verbo va bene, posso utilizzare un altro. Questo non fa altro che fermare praticamente le idee. Invece, solitamente, la prima versione di un testo è molto importante scriverla velocemente, di getto, cercando di buttare più roba possibile dentro, seguendo il proprio stile personale, cioè chi ad esempio scrive sempre, parto sempre dalle conclusioni, solitamente, poi man mano risalgo, diciamo, scrivo quello che mi viene in mente, quello che mi è più facile, poi cerco di mettere insieme tutti i pezzi. Quindi non provate mai a fare una prima versione perfetta e non preoccupatevi degli errori, cioè scrivete. In una prima fase scrivete, l'obiettivo è scrivere e basta, poi ci sarà sempre tempo per fare la revisione, che è la fase più importante della scrittura. Ad esempio molte persone si bloccano in fase di scrittura perché tendono a scrivere, a seguire uno schema che è quello scolastico, cioè di fare l'introduzione, lo svolgimento e le conclusioni. Questo anche in un'email, così questo in una relazione, in una brochure. Il problema è che tu non puoi scrivere l'introduzione finché non hai fatto tutto il resto, che l'introduzione devi introdurre qualcosa che tu già conosci. Se tu non conosci quello dove vuoi andare a finire, cioè non puoi scrivere l'introduzione al tuo progetto di business plan se stai scrivendo il business plan. Prima scrivi il business plan, prima scrivi cosa vuoi raggiungere, prima metti le notizie sull'app, su come deve funzionare, eccetera, eccetera, poi metti un'introduzione che è la sintesi di tutto quello che hai fatto. Ma se tu non hai ancora tutto il resto, non puoi scrivere l'introduzione. Okay? Comunque, scrivete una prima versione molto velocemente, senza farvi problemi, poi c'è sempre tempo per continuare, quindi scrivete liberamente, prendete nota se vi viene in mente qualcosa, non fermatevi, poi scrivete velocemente o comunque scrivete in generale come vi piace, cioè come ognuno ha un proprio stile di scrittura, cioè chi si deve mettere lì e ragionare e poi inizia a scrivere, c'è chi invece diciamo deve prima può iniziare di getto. Io consiglio di scrivere sempre di getto e poi successivamente eliminare. Spegnete il telefono, spegnete Facebook, spegnete un'altra cosa, perché è molto difficile anche per chi è un professionista scrivere mentre ti squilla il telefono, vai su Facebook, ascolti la radio, guardi altre cose. Cioè, ovviamente questo vale sempre, qualsiasi testo state scrivendo, però più diventa difficile il testo, più diventa difficile il destinatario, come una lettera di presentazione di un curriculum o un'offerta.
Quella è la cosa più con quello uno che ti entra e ti chiede una cosa. Però la scrittura è una cosa molto che richiede molta concentrazione, soprattutto in fase di generazione di idee e in fase di revisione. Cioè bisogna essere molto esperti, cioè scrivere molte cose al giorno per avere poi la capacità di scrivere mentre fai altre 50 cose. Per le persone che non lo fanno come professione può diventare molto pericoloso e anche molto stressante e difficile scrivere. È più importante la comunicazione, cioè più strategica, tipo una lettera di un curriculum, un'offerta, eccetera. Se stai scrivendo un amico puoi scrivere come vuoi, tanto non è che ti dici hai sbagliato questa cosa qui, ok? Ok, quindi abbiamo fatto l'organizzazione del testo, cioè abbiamo definito a chi vogliamo scrivere, con quali obiettivi, e quindi decidiamo se diamo del tu, del lei, del voi, eccetera, eccetera. Decidiamo se essere ironici, se essere aggressivi, se essere arrabbiati, se essere neutri, eccetera. Poi ci andiamo a raccogliere un po' di informazioni, in alcuni casi utilizzando anche quelle tecniche che ci siamo detto, oppure facendoci semplicemente delle domande razionali, eccetera, eccetera, e poi facciamo la prima stesura. Quello che avete fatto stamattina per le due email è la prima stesura, cioè potete anche cliccare invia su questo tasto e inviare alle persone queste email, ma sicuramente c'è possibilità di migliorarle molto e di rendere molto più chiare ed efficaci. Sì, sono se moltiplichiamo ad esempio quello che dico io, se moltiplichiamo il tempo che nell'amministrazione pubblica, ad esempio, le persone impiegano per scrivere in modo chiaro e dall'altro lato per capire in modo chiaro, moltiplichiamo per il numero di impiegati pubblici, per il numero di email al giorno, a settimana, e in un anno non so quanti soldi andiamo a finire, diciamo. Ok? Cioè, nel senso, qualcosa, il tempo perso per cercare di scrivere le email perché nessuno gli ha detto come impostarle, a fare lunghe introduzioni, eccetera, eccetera. Tempo che dall'altro lato scrivono, poi tutto deve essere formale nella pubblica amministrazione, quindi se richiedi, devi richiedere in modo formale che significa questa cosa qui, perché poi quella risposta è vincolante, eccetera, eccetera, moltiplicato per tutti gli impiegati, cioè questo vale anche per una grande azienda. Sono cose che sono un minimo di penso che sia un problema italiano. Però poi, tolto l'amministrazione pubblica, pensiamo all'amministrazione privata, in cui stamattina dicevamo uno solo che emette quell'informazione a 500 operatrici, 500 operatrici che rispondono, e poi quell'altro deve rispondere, quell'altro deve rispondere, eccetera, cioè il caos, te perdita di tempo, di soldi e poi il caos. Quindi, organizziamo l'informazione, scriviamo la prima versione. A rispondere alle persone che ti chiedono una cosa che tu non avevi proprio pensato, cioè ad esempio le ore rientrano nella formazione, ce le pagate, non ce le pagate, dobbiamo prenotare, è obbligatorio? La prima domanda tutti direbbero, ma è obbligatorio o non è obbligatorio? Sì. Certo. Io ne convoco un altro perché mi servono, ci devo fare la selezione fru 5. Certo, cioè se il quinto non viene io devo cercarne e selezionare un altro, ovviamente. Però in quel caso già è diverso perché abbiamo detto un contesto favorevole, informazione, e quindi posso anche mettere una serie di cose, diciamo, la persona verrebbe anche sulle ginocchia, diciamo, viene. E se tu l'email non è chiara, non è che diciamo non mi hai scritto correttamente, quindi non vengo al colloquio. Altra cosa invece nel primo caso, così come altre informazioni, più è commerciale l'informazione, cioè più tu sei in una posizione di debolezza, diciamo così, cioè invertiamo il caso in cui sei tu che stai scrivendo, abbiamo detto il curriculum, e tu sei in una posizione di debolezza, quindi sei tu che devi occuparti di essere chiaro, diretto, specifico, sintetico, non fare errore, presentarti bene, eccetera, eccetera. Così c'è la differenza tra l'azienda che ti chiede un preventivo e l'azienda che poi invece si propone con i propri prodotti. Se uno ti chiede un preventivo e ti scrive
Per favore, mandateci un preventivo su questo prodotto, 10 prodotti per la fornitura di un anno di questi prodotti qui. Non è che dici, ma non mi hanno salutato, ma che sono, come sono cattivo, quasi quasi non ti mando il preventivo. Cioè, te lo devi poter permettere per dire, per fare il suscettibile su questa cosa. Al contrario, se tu invece stai presentando la tua azienda in cui mandi magari un'email non voluta o una brochure non voluta, in quel caso devi essere tu che devi essere bello, chiaro, diretto, educato, eccetera, eccetera, per stabilire poi una relazione. Okay? Quindi, fatto tutto questo, fatta l'organizzazione, passiamo a quella che è proprio l'essenza della scrittura. Cioè, la scrittura non è scrivere, quella è la parte più semplice, la sanno fare tutti. La scrittura è revisione, cioè scrivere è rivedere quello che tu hai scritto. È là che fai la differenza fra te e tutti gli altri. È là che effettivamente tu decidi se capisci se quel testo va bene, se non va bene, se lo devi modificare qualcosa, oppure se addirittura devi ricominciare da capo. Quindi, in fase di revisione dei testi, si rivede, si fanno una serie di cose, che sono queste. Cioè, si rivede proprio la struttura logica del testo, cioè il passaggio da un punto all'altro. Si opera in fase di concisione, cioè si cerca di asciugare il testo, usare meno parole possibili. Si cerca di essere molto chiari, si cerca di dare credibilità al testo e poi altri consigli che adesso andiamo a vedere. Giustamente per chi non fa lo scrittore di professione, scrittore inteso anche come romanziere, ma anche come giornalista, come copywriter, faccio io, eccetera, eccetera, può sembrare assurdo che uno può passare anche mezza giornata su quella frase, su una sola frase. Perché per chi è dall'esterno non lo fa per professione, quella frase, una parola o un'altra ha lo stesso valore. Invece quella singola frase, poi ve lo faccio vedere se abbiamo tempo in relazione magari ad alcuni siti web, può fare la differenza. Cioè, ad esempio, non so se voi avete comprato su internet, su Amazon, oppure su eBay, oppure su altri strumenti, portali di vendita online. Se voi vedete Amazon, ad esempio, tutto, soprattutto nella pagina del carrello, è pensato per compra. Cioè, nulla è improvvisato. Perché, ad esempio, sul web, un tasto messo male, una frase che ambigua, eccetera, soprattutto se tu non sei un colosso come Amazon, ma sei un'azienda un po' più sconosciuta, può fare la differenza tra il fatto che una persona si convinca o no a mettere la carta di credito e comprare quel prodotto. Può fare la differenza, perché una cosa che tu hai Amazon, è un'azienda affidabile, ad esempio tu dici compro, anche se il testo lo vedi un po' strano. Un'altra cosa invece è un'azienda sconosciuta che vende un prodotto, e allora c'è diffidenza, allora magari vedi un testo scritto male, con degli errori, non si capisce, eccetera, eccetera. Ma la prima cosa... Se tu dici, questi già non mi scrivono bene, già non comunicano bene la loro presenza, ma c'è qualche dubbio, diciamo, effettivamente, posso fidare? Ok, quello è il passaggio successivo. Quindi, chi non fa questo lavoro non capisce l'ossessione, magari a passare un giorno, due giorni a decidere se questo bottone lo chiamiamo compra, oppure lo chiamiamo acquista, oppure lo mettiamo giallo, oppure lo mettiamo rosso, lo mettiamo più evidente, e sotto acquista gli possiamo mettere, potrai sempre cambiare idea prima dell'ordine finale, ad esempio. Perché uno prima di cliccare acquista pensa che magari poi è vincolato, poi sotto acquista potrai sempre cambiare idea. Potrai sempre cambiare idea, magari un altro passettino lo faccio. Cioè, proprio questo è un che è tipico dell'informazione pubblicitaria. Se voi utilizzate, analizzate l'informazione pubblicitaria, soprattutto i testi, i detersivi, le creme per donne, eccetera, eccetera, cosa leggete? Selezionato, come dire, testato dermatologicamente, no? Testato, le donne approvano sapone X. Poi magari vedi sotto sotto... L'80% delle donne, poi sotto sotto leggi... Campione di 100 donne, non lo vedete mai, ma voi se andate a vedere sta scritto campione di 100 donne, che solitamente sono pagate, diciamo, non è che campione... oppure dermatologicamente testata, a voi fa un certo effetto, alle donne fa sicuramente, non ci sta più una donna, però fa un certo effetto, no? Dermatologicamente testata, ma che significa dermatologicamente testata? No, ma con quali risultati soprattutto? Perché io posso anche dermatologicamente testare e magari poi si stacca la pelle, ok?
Però sono quelle parole che ti accendono delle cose, dermatologicamente testato, e quindi dici, vabbè, dermatologicamente testato... Ha passato il test, però non dice come ha passato il test. Così come quando vedete le pubblicità, ad esempio, sui dottori, camici, ginecologi, dentisti, o l'idraulico, che è un finto idraulico che viene e ti aggiusta la lavatrice. Non è che sono idraulici veri, eccetera, eccetera. Sono attori, ma funzionano sempre. Capita, notate, ci sta uno che prima fa l'idraulico, poi fa il dottore, poi fa il ginecologo, poi fa il meccanico, fa tutti i ruoli, però funziona sempre. Un testimonial, diciamo, cioè l'effetto, un effetto alone, diciamo, quello che è la personalità si trasferisce su queste persone. I tasti, diciamo, hanno più o meno, i testi possono avere anche lo stesso effetto, cioè attivare dei meccanismi non razionali, diciamo, di percorso periferico della ragione, in cui ti convincono magari a fare delle cose. Quindi per chi non fa questo lavoro, magari è decidere, stare 15 giorni a dire lo metto o non lo metto questo testo, potrai sempre cambiare idea dopo, oppure scrivere acquista, se non sei soddisfatto ti restituiamo i soldi, fa differenza tra solo acquista. Ok? Quindi, detto questo, diciamo, questa è una cosa che rientra nella fase di revisione, non di scrittura, cioè tu se mettere o no quel testo là, probabilmente non ti viene in mente in una prima fase. Nella prima fase tu scrivi compra qui. Quindi diciamo la bozza iniziale è fondamentale, diciamo, si potrebbero perdere le idee magari a pensarci troppo. Questa cosa qui di generare le idee è una cosa che viene in tutte le fasi. Cioè tu fai una prima scrittura, no? Cioè fai una prima generazione delle idee come avete fatto, poi in fase di revisione dici ok, abbiamo messo compra, però a fianco a compra ci vorrebbe qualcosa che ci convinca di più. Mettiamo soddisfatto e rimborsato, famoso soddisfatto e rimborsati, no? Che voi vedete che funziona soddisfatto e rimborsati. Poi andatevi a leggere le clausole del soddisfatti e rimborsati e vedete cosa si intende per soddisfatti e soprattutto cosa si intende per rimborsati, cioè lo devi spedire tu a spese tue, loro devono verificare se il prodotto, ecco, eccetera, eccetera, eccetera. Però funziona. Ok? Quindi questo rientra nella fase di revisione. La revisione è proprio questo, poi vediamo alla fine, cioè anche una riscrittura e ridefinizione assoluta di quello che tu hai scritto. Cioè, una fase di revisione. Puoi anche decidere che tutto quello che hai scritto non va bene e ricominci da capo. Quindi, Hemingway, addio alle armi, lo scrisse 39 volte, l'ultima pagina. Nei giornali si disse 39 volte. Ma perché? E lui disse, perché io non trovavo, diciamo, le parole giuste, diciamo. Questo vale per uno scrittore, ma vale per qualsiasi testo scritto. Allora... Ma se ingegnere scrive bene, no, o scrive male? Sì, benissimo. Ma è umano. Cioè, io rimando i testi, poi magari mi trasformo. Ha un effetto proprio. Vabbè, quello. Ok. Forse l'ha fatto forse, adesso lo so. No, ma quello è un fatto di pratica. Sì, per molto tempo si è creato. Anche un fatto molto di... Aspetta, in una posizione dove si pagano le tasse, difficile. Ti scrive, devi saper rispondere. No, per molto tempo si è creduto che in realtà la scrittura non potesse essere insegnata. Questa è una cosa tipicamente europea. Invece nei paesi anglosassoni, soprattutto negli Stati Uniti, tu non esci dall'università o dalla scuola se non hai fatto un minimo di formazione alla scrittura, cioè ti insegnano comunque come si scrive una presentazione, ti insegnano come si scrive un curriculum. Ad esempio le università americane hanno, anche le più piccole, anche quelle secondarie, hanno tutte un centro per la scrittura, un writing center, dove tu vai lì e loro ti insegnano a scrivere. Cioè non esiste che tu arrivi, come succede in Italia, al quinto anno, cioè esci, fai il compito in quinta superiore. Poi esci e stai 5 anni, 6, 7, 8 anni all'università e l'altra cosa che scrivi è la tesi finale. Il resto non scrivi più niente. Invece negli Stati Uniti non è così.
Cioè il percorso di formazione è sempre accompagnato dalla scrittura. La scrittura poi con questo tipo di approccio, cioè molto, molto pratico, cioè che devi scrivere il curriculum, devi fare una relazione, mi devi scrivere una relazione di 100 parole su questo argomento. Non scrivimi una relazione, di 100 parole su questo argomento. Sì, d'accordo. Magari concettualmente sono preparato. Poi quando devi scrivere, non è ancora più difficile. Sì. Ma poi tu posso scrivere, un tempo di scrivere. L'anno scorso all'isola all'Argentario, uno dei comuni dell'Argentario, tipo Porto Ercole, fecero un concorso, era riservato a laureati in giurisprudenza. Non mi ricordo per quale figura. Comunque era una figura, non hanno assunto nessuno. Perché la commissione ha ritenuto che non possiamo, per errori grammaticali, di struttura, proprio di comprensione, la commissione ha deciso di non aggiudicare perché non si riusciva a capire che cosa avessero scritto. Dice, vabbè, saranno tutti avvocati, ma come possiamo noi mettere a gestire l'avvocato del comune uno che non sa argomentare, cioè non sa scrivere, fa degli errori, la differenza tra e con accento, e congiunzione, e verbo, cioè com'è possibile? E quindi non hanno scelto nessuno. No, non c'è assolutamente no. Adesso sta cambiando qualcosa, forse, perché... Però comunque è una scrittura sempre selvaggia, nel senso che io scrivo e presento alla professoressa, la professoressa legge, ma non è che mi dà indicazioni, mi dice scrivo così, è corretto o non è corretto. Non c'è una figura di riferimento in cui ti accompagna poi. Però immaginate tutte le professioni che devono uscire, le professioni emergenti adesso, tu lo sai che fai, sei nel mio stesso settore. Cioè tutte le professioni emergenti adesso sono legate alla scrittura. Cioè noi, a parte che noi abbiamo proprio difficoltà a trovare persone che ci aiutano a scrivere, cioè copywriter e cose varie, ma immaginate tutte le professioni in crescita sono, quelli che producono, gestiscono siti web, quelli che sviluppano applicazioni, quelli che gestiscono la presenza sociale delle aziende, cioè sui social network. Immaginate Twitter, tu devi saper scrivere in 140 caratteri un intero universo, 140 caratteri, se una persona in 140 caratteri non so neanche da dove iniziare. Immaginate la presenza su Facebook. Molti sono convinti che la presenza sociale delle aziende su Facebook sia una specie di giochetto. Ok? Invece là è solo testo, cioè devi sapere effettivamente scrivere, devi saper rispondere ai commenti delle persone che poi ti rispondono. Cioè, gran parte delle professioni attuali passano tutte per la scrittura. E non c'è nessuna preparazione, cioè tutti se ne fregano. Certo. Che poi la scrittura è così, cioè tu ti accorgi quando una persona ti sta mettendo davanti un documento chiaro, cioè la capisci la differenza tra un progetto in cui non si capisce niente e invece un progetto in cui è chiaro. Succede a tutti noi, magari se tu poi lo devi scrivere ti trovi in difficoltà, però la percepisci subito la differenza, dici ah finalmente com'è chiaro questa cosa, guarda sti ragazzi come scrivono bene, e l'altro invece in cui dov'è? Dove si comanda? Fai anche un'analisi di quella persona. Certo. Ma quando a me mi arriva un progetto, io sono un'azienda, sono un'amministrazione pubblica, sono una che deve assumere, cioè ho qualsiasi cosa, a me mi arriva un progetto. Due. Uno è bello, chiaro, pulito, scritto, che mi spiega. Un altro è un macello. Io indipendentemente dal fatto che conosco o non conosco da quelle persone, mi sto facendo due opinioni. Se sono libero di scegliere, probabilmente a parità di soldi spesi, di progetto, non so, questi mi danno più una sensazione di fiducia, cioè che sono convinto che se questo parla come scrive questo qua, che come faccio a comunicare con questa persona? Quella è una cosa di cui è una vera e propria emergenza sociale. Richiedeva comunque un'attenzione particolare. Questo anche la relazione tra le persone può mancare. No, no, questo è vero. Cioè, le macchine, prima si andava a piedi, cioè si incontrava la persona davanti, si salutava, si guardava negli occhi. Adesso magari con la macchina non ti saluti neanche. No, adesso è tutto mediato da altri mezzi, diciamo. Diciamo che i rapporti fra le persone. I rapporti fra
Sono mediate da altri mezzi che sono gli smartphone, i computer, eccetera, eccetera. Ma comunque guardare una persona negli occhi. Sì, no. Il fatto è che diciamo, presupponendo questo, no, ma non è un fatto di, no, ma ci sono tutti i movimenti nel mondo in cui disconnessione, cioè di persone che stanno cominciando a capire gli effetti della connessione sempre, eccetera, eccetera. Quindi sono un movimento che crescerà nei prossimi anni. Però al momento in cui le relazioni sociali stanno diventando così, le relazioni tra persone, le relazioni tra aziende e persone, tra enti e persone stanno diventando così, cioè il testo diventa fondamentale. Perché tu comunichi in un momento in cui non parli più direttamente con la persona, ma parli. Devo comunicare per iscritto. Perché non tutto può essere fatto con le foto, con la grafica. Certo. Ma infatti io dico sempre alle persone: scrivete come parlate. Se parlate bene, diciamo, se non state zitte. Cioè, nel senso, scrivete come parlate. Una persona che normalmente dice: ciao, sto facendo questo progetto, che stai facendo? Ho partecipato a un laboratorio in cui si insegnano a scrivere meglio. Poi al momento in cui gli chiede di scrivere questo concetto, cominciano a scrivere: ho partecipato, ho preso parte ad un laboratorio in cui si illustravano i principi di come si scrive meglio, cioè ho partecipato ad un laboratorio in cui ti insegnano a scrivere meglio. Cioè, se parli così, già hai fatto un grande passo avanti. Diciamo, questo ce lo siamo già detti, no? Cioè il fatto che la prima stesura può portare perdita o mancanza di attenzione, che praticamente significa non ti leggono il curriculum, non ti leggono il progetto, non ti leggono, non si iscrivono al corso. Ad esempio, perdita di tempo, diciamo, il tempo è il bene più prezioso, diciamo, inteso soprattutto anche in termini di aziende, quella cosa che ci siamo detti di centinaia di persone che si scambiano le email solo per capire una cosa che poteva essere scritto, si svolge dalle 9 alle 10 ed è obbligatorio, vabbè, in comprensione con tutto quello che può portare, diciamo. Quindi, la prima fase della revisione prevede sempre un controllo del percorso logico del testo, cioè per capire se effettivamente le frasi sono una dietro l'altra e seguono una coerenza. Che significa sostanzialmente fare controllare che il passaggio, cioè il titolo, sia legato al sottotitolo, il sottotitolo al paragrafo, le singole paragrafi tra le singole frasi siano connesse. Poi, una volta che io accompagno in modo logico il lettore, diciamo, in un passaggio graduale da un'informazione all'altra, possibilmente mettendo le informazioni principali in alto e quelle secondarie in basso, ho già svolto un buon lavoro di revisione. Cioè, se io leggendo il testo mi accorgo che ho detto prima ho parlato della data, poi ho fatto un passaggio su quello che è l'oggetto del colloquio, poi dopo ho rimesso ad esempio dove si svolge, eccetera eccetera, magari io posso anche pensare di dire: ok, adesso gli dico la data e dove si svolge, a che ora, e poi gli dico quale sarà l'oggetto del colloquio. Ok, questo si tratta di in genere, ed è una cosa di cui ti accorgi solo in fase di revisione, che è molto difficile capire che hai diviso i concetti se scrivi velocemente, ma la vediamo un esempio. Poi, la seconda cosa è essere, cioè togliete tutto quello che non è utile. Facciamo un esperimento: chi legge le email? Tu. L'ultima email che abbiamo scritto, questa sulla convocazione del colloquio finale, la puoi rileggere? Sì. Secondo voi togliamo tutto quello che non ci serve? Non ti vedo convinto. Ho scelto te perché mi ricordo che era la più lunga in assoluto, eh? Non è convinto. Mo vediamo se ha ragione lui o abbiamo ragione noi. Allora, l'impresa è selezione addetta commerciale. Ok. Oggettivo sono rimossi. E comunque, per seguito dell'esito della prima fase di selezione, il suo profilo è risultato essere corrispondente alla tipologia di figura professionale che stiamo cercando per la nostra azienda. Ok. Cosa si può togliere secondo voi da questa frase? Selezionato per il colloquio finale. Ok. Poi la seconda parte invece, in cui dici
per la, che è corrispondente alla figura professionale che stiamo cercando, lo puoi anche dare per scontato, perché già ha partecipato alla prima fase in cui già sa la figura professionale, quindi quella parte lì, quella la puoi togliere, ad esempio. Okay? Questa è però una cosa, cioè la tua email è formalmente corretta, per me potrebbe anche partire così, però se tu poi fai una fase di revisione in cui ci ragioni un attimo, dici ma però questa parte forse evito di far perdere tempo al destinatario. Che è una parte, già posso dare per scontato di che figura professionale stiamo parlando, perché è la seconda fase della revisione, della selezione del personale, quindi già lo sa di cosa stiamo parlando. Poi, successivamente? Per un tuo invito a presentarsi alla successiva fase di selezione finale, dove avremo la possibilità di approfondire il metodo del ciclo della conoscenza, nonché valutare le sue esperienze e la sua eventuale volontà di intraprendere con noi un percorso valutativo. Ok, io in tutto questo metterei, pertanto la invitiamo alla seconda fase alla fase finale della selezione, che si svolgerà il giorno tot. Cioè poi tutte queste cose qui, avendo già fatto un colloquio in cui probabilmente già si è parlato di cosa consisterà, delle specie, cioè, se già lo invia alla fase finale, vuol dire che già una serie di cose sono state già fatte, diciamo. Quindi può essere, per questo vi dicevo prima, per me questo tipo di email può essere pure. Allora, è stato selezionato, l'aspettiamo il giorno dotto, se non viene, sì, ce lo faccia sapere. Come dire, è un fatto anche di, a parte il tempo che tu perdi a scriverlo, ma anche di rispetto per il destinatario, eccetera, eccetera. In questo caso abbiamo detto, lo stiamo selezionando per un colloquio, non gli interessa, però se moltiplichiamo queste email per altre 100, 200, 300 email, 5.000 email che scrivi in un anno, o che ricevi in un anno, in cui la cosa è molto prolissa, poi vedi che anche tu, come ad esempio immaginiamo Schettino, diciamo, che non è proprio l'esempio ideale di questi tempi, che lui se ne scappa direttamente di una nave che sta affondando, cosa direbbe all'equipaggio e ai passeggeri per farli mettere in salvo? Cosa direbbe secondo voi? Mica direbbe si avvisano i signori passeggeri, questa che invece è la comunicazione che noi troviamo sui treni, ok? Si avvisano i signori passeggeri e i membri, leggete, io sono fatto questi esercizi, leggete le etichette antincendio nei treni, no? No, nel caso in cui risultasse che è in corso un incendio, si prega di tirare fuori, staccare la levetta, avvertire il capotreno, poi se intanto sei morto. Vabbè, che è nata cosa, diciamo. Quindi, in questo caso la nave affonda tutti sulle scialuppe, no? Cioè il significato è lo stesso. Però se lo fai scrivere probabilmente a una persona che ha poca esperienza oppure ha un approccio burocratico alla scrittura, ti scrive questa cosa qui, la prima di arrivare alla frase. La seconda invece è questa. Un attimo che chiudo questa cosa qui. Ok. Un testo breve solitamente è anche un testo più comprensibile, nel senso che se io metto un testo pieno di subordinate, buongiorno, con questa comunicazione vogliamo invertire che lei è stato convocato all'ultima selezione finale, virgola, in relazione al colloquio che abbiamo avuto, già io verso la fine della frase, ho perso, diciamo, devo tornare indietro e capire di cosa stiamo parlando. Invece, buongiorno, lei è stata convocata per la selezione finale del personale, la selezione si svolgerà il giorno tot dalle ore, eccetera, eccetera. Cioè una fase breve, più comprensibile. Più scrivete e andate verso destra senza mettere un punto, una virgola, più per le persone diventa difficile associare. Non date mai per scontato la capacità di comprensione delle persone, cioè solitamente è molto, molto sopravvalutata. Sì. Mai usare due parole quando si può usare una, questa è la regola fondamentale. Cioè, se una parola la togli e ti accorgi che la frase va bene lo stesso, poi ne togli un'altra e la frase va bene la stessa, e poi ne togli un'altra e la frase va bene la stessa, togli fino a quando dici, vabbè, se tolgo questa parola però non si capisce bene. Cioè, fino a quei togli, si capisce sempre, stai sempre facendo una buona cosa. Quindi, molti dicono brevità, quindi tagliano delle parole a caso, cioè magari tolgono proprio la frase giusta, la data, dice vabbè, doveva essere breve, tolgono la data, e invece lasciano una serie di cose
ha messo che eccetera eccetera eccetera, invece metti solo la data e togli tutto il resto. Un'altra tendenza che ha chi, diciamo, non ha questo approccio alla scrittura è di fare subordinate, subordinate, su virgola. Allora, buongiorno, vista in relazione, come ho detto, a quella cosa che ci siamo detti, virgola, siamo lieti di convocarla alla selezione, virgola, che si svolgerà il giorno dot dot, virgola, nel nostro centro. Arrivata all'ultima virgola, già devi ricominciare e tornare indietro, perché è un fatto di cervello, diciamo, dopo un tot numero di informazioni devi mettere un punto e andare. Quindi a breve le due frasi, le spezzette, le frasi in più fasi. Vediamo questa ad esempio, come la vedete? Se ne trovano tante, non è neanche tanto male. No, si può anche eliminare. Per esempio, ringraziamo anche per la fine, grazie per togliere, già volevo ringraziare per la sua richiesta. Vorrei fare i gentili clienti, la ringraziamo per il suo acquisto, punto. E diamo le informazioni utili per attivare il nostro software. Mentre l'assistenza tecnica è... Oppure scrivere per ulteriori informazioni, chiamare la parola. Per l'assistenza tecnica, può chiamare il contributo. No, l'assistenza tecnica. Quindi, secondo me, non ha senso proprio. Gentile cliente, ringraziandola per la richiesta, le inviamo le informazioni utili. Cioè si possono togliere un po' di cose e risistemare. Io non mi ricordo come l'ho riscritta, però tutto quello che avete suggerito voi va bene, diciamo. Io l'ho riscritta forse... Allora, cosa si fa in questo caso? Dividiamo per concetti, come ci siamo detti. Cioè, struttura logica del testo. Noi abbiamo ringraziamento al cliente. Cioè l'invio del file, le inviamo quindi le informazioni che possono essere utili, quindi abbiamo l'invio del file per l'attivazione del software, abbiamo informazioni per richiedere assistenza, cioè sono tre gruppi principali. Quindi dividiamo questo testo in tre grandi gruppi, il ringraziamento, il file e l'assistenza tecnica. Gentili clienti, grazie per averci chiesto informazioni. In allegato dobbiamo fare una sessione dettagliata, se abbiamo assistenza tecnica chiami il nostro numero verde. Cioè alla fine è sempre la stessa cosa. Però... Cioè, ma anche visivamente, anche guardate, visivamente. Cioè c'è quello spazio tra una frase e un'altra che le fa emergere, diciamo, dal contesto. Molto... Anche sia visivamente, ma anche da leggere, cioè alla fine. Perché... C'è anche l'efficacia del messaggio. È breve e conciso, soprattutto il messaggio. Cioè, quello che emerge qui è che... Qua l'unica cosa che emerge è il numero, se voi lo guardate, sì. Non come testo, ma come un'immagine. Cioè, si chiama effetto muro di testo, cioè quando tu ti trovi davanti e dici dove sta l'informazione qua dentro? Esperienza che voi vivete su molti siti web, dove sta l'informazione qua dentro? Significa che ti costringe a leggere tutto. Allora finché tu devi leggere una sola pagina al giorno... Dopo vi faccio vedere come alcune delle libere riscritte, proprio in un progetto che è stato fatto in Toscana. Cioè, già qui, io quello che vedo è un effetto muro di testo, cioè una cosa evidenziata, un'altra cosa evidenziata. Quindi l'occhio mi porta qui a leggere questo, perché è evidenziato questo, e già non trovo le informazioni. Vabbè, allora se non è lì, sarà qui. Ok, poi ci sono link, quindi significa che io dovrei cliccare e uscire da un'altra parte. Poi c'è questo. Probabilmente questa pagina riscritta per bene, dopo questo laboratorio, sarebbe 50 parole. 50. Anche il fatto che mi scorre la pendina che c'è tutto. Ma questo è solo quello visibile, perché poi se io clicco qui ci sono tutte le altre sottovoci. Ognuna di queste è una sottovoce. PDF, eccetera, eccetera. Quindi,
Cioè, l'aspetto visivo dell'informazione, soprattutto sul web, l'aspetto visivo dell'informazione non è differente da quello che tu ci metti. Cioè, come tu presenti le cose, ok, è altrettanto importante di quello che scrivi. Cioè, vi faccio un esempio. Ok, voi questo come lo vedete? Questo c'è il primo impatto, zero. Ok? Cioè, quello che voi vedete in questo sito web non è né il testo né grafica, è tutto assieme. Cioè voi percepite direttamente uno zero, euro, e poi c'è il testo, diciamo. Cioè nessuno vi... Probabilmente la prima cosa che vedete è scegli conto corrente arancia, che è quello più grande, dopo aver visto il logo in alto a sinistra. Poi il resto lo percepite come un unicum, in cui quella cosa che vi percepisce è 0 euro. Poi 0 canone, 0 carta di credito, 0 per prelievi bancomat. C'è la grafica, no? Sì, c'è la grafica, sì, è tutto insieme, diciamo. Cioè la grafica appoggia il testo, e il testo è corollario alla grafica. Cioè la stessa... Il testo è la parte integrante, sì. Si chiama paratesto, cioè praticamente tutto quello che gira intorno al testo e che lo aiuta praticamente a emergere, ok? E questa cosa è particolarmente importante sul web. Facciamo un altro esempio, no? Una cosa, un altro sito web qualsiasi, conto corrente Banco Posta, vediamo in questo caso com'è. Sì, però andiamo. Questa è la presentazione del conto Banco Posta più, ok? Cioè promozione tasso 1,75%. Cioè praticamente ti danno il tasso dell'1,75%. Te l'hanno messo in una pagina secondaria quello che dovete. Oppure conto di base. Cioè sono due approcci diversi. Andiamo sulla home page a questo punto proprio di Poste. Avete tempo? In cui non si parla di conti. Vabbè, abbiamo sbagliato soggetto. Conto corrente Mediolanum, dai, vediamo. Vediamo se hanno un approccio diverso. Conto Freedom. Ok? Però è già diverso dal conto arancio, cioè c'ha una ti dà una percezione in più, però io non lo vedo immediato come quello. Sì, c'è questo, diciamo, che comunque ti fa. C'è la presenza. C'è questo. C'è anche una foto che l'abbiamo trovato, qui c'era proprio Là c'è la grafica. Questo. Cioè questo è molto immediato, cioè qui non si riesce a percepire la scrittura dal simbolo, dal disegno, nessuno, mentre lì no, dice la... No, perché comunque così, curiosisci, tu puoi fare la cosa e dici, vediamo se fai tutti i prodotti. Ah, è immediato, non hai bisogno di leggere. Ma se tu non hai fatto inserire il bottone vari e ti spinge proprio a... quello è l'obiettivo, qua c'è stata una definizione, qual è l'obiettivo? È far aprire il conto corrente online. Facciamo così, vediamo qualcosa di simile. Mentre le poste devono dare informazioni, quelle invece vuole subito i risultati. Ad esempio, i WBank. La risulta che tu informazioni per cellulare, quindi vai all'operativo. Però tenete conto, allora, i WBank pure lavora sempre online, ok?
Quindi facciamo, togliamo medolle annum e facciamo il confronto fra questi due. Allora, conto corrente, comodo, completo, conveniente, che significa? È un caso che ritorna l'arancio. Sì, esiste molto il trend, diciamo, nei siti web. Cioè, adesso c'è l'arancio, che è un colore caldo ma non caldissimo, eccetera, eccetera. Vorrei farvi vedere, cioè qua dici zero canone, zero caratteristica, qui invece siamo già più nel generico, comodo, completo e conveniente. Che significa comodo? Completo, che significa? Conveniente? Per me conveniente è zero spese. Conveniente, per, magari per loro conveniente può significare 150 euro l'anno. Ok, questo è un titolo inutile. Quindi qua dovrebbe diventare zero spese, carte bancomat gratuiti, invece di mettere il suo titolo. Cioè, è come se ritorni in quello che già hai detto. Sì, sì, è un titolo generico che non serve a niente, diciamo. È di introduzione a quelle che sono poi le informazioni fondamentali, che sono zero spese e poi carte bancomat. Se mi dicessero riscrivimi il testo, io là gli metterei zero spese per a zero, come fa Contaranno, non lo zero, proprio lo zero. E poi gli metterei carte bancomat gratuiti, sempre. Ma ad esempio. No, ho capito la tua domanda, no? Può essere. No. Guarda, adesso facciamo la sosta, poi ci vediamo dopo. Chiudiamo così. Nella mia esperienza personale, anch'io all'inizio pensavo, più di 15 anni fa, dicevo, va bene, si inizia sempre con piccole società, poi tu sali sempre più in alto, sempre più in alto. Quando sali in alto poi ti pensi, vabbè, adesso vado in questa grande azienda, una SPA, per parlare col direttore marketing, questa mi massacra, diciamo, sarà un mostro, uno che c'ha quattro braccia, cosa va? Niente. Poi sale più in alto, sale più in alto, sale più in alto, e ti accorgi sempre che è la stessa cosa, diciamo. Cioè non è un fatto di grandezza, è un fatto di persone giuste al posto giusto. E in questo caso dipende da chi fa il sito web. Ok? Sì, perché mandano a... La scrittura è una cosa molto tecnica, così come magari ti fanno vedere questo sito web e tutti pensano come è fatto bene. Io che sono un tecnico dico guarda, quel comodo, completo e conveniente là è completamente inutile. Il web design. Sì, i web design per esempio fanno il web design, ma non scrivono. Sì, anche. I web design imparano come presentare le informazioni, ma non come scrivere le informazioni. Cioè il sito web è il risultato di più professionalità. No, ma ancora prima di questo, ancora prima del web design, ed è una cosa che invece noi facciamo, ci sono dei test di usabilità, cioè che significa io metto una persona davanti a questo sito, così come è fatto adesso, gli chiedo, per favore, ti apri un conto corrente? Allora si mettono delle persone lì e fanno questa operazione, e tu riprendi attraverso un software il movimento che fanno queste persone. E quindi tu vedi che gli occhi prima vanno qui, poi il mouse fa così, tu riprendi tutto. Adesso non ce l'ho qui, sennò me l'avrei fatto vedere. Poi cliccano qui, poi dicono no, non sto sbagliando. Ok, supponiamo che io vi dico fare un test, aprite il conto arancio, dove cliccate voi qui? Io adesso vi passo quest'altra pagina, voi mi dovete dire dove si clicca per aprire il conto. Testo di usabilità avrebbe detto questo apri il conto va qui a posto di zero spese. Ok? Non vai subito sopra testa, assolutamente. Non può. In un secondo momento. Cioè, però per un'azienda che apre conto corrente online, cioè. Il fatto che se uno arriva e deve scegliere fa ING Direct e IV Bank. Cioè non sa qual è la differenza l'uno e l'altro, per lui sa che sono zero spese, deve scegliere tranquillamente l'uno e l'altro. Quale sceglie secondo voi? Mi devi anche dire regista, diciamo, mi devi anche portare lì. Vabbè, facciamoci sta pausa, dai, così parliamo dopo. Il vostro sito? Dai, qual è? Dai. Qual è? Quello sotto WordPress? No, quello è dopo lo vediamo.